e illumini tutti coloro che ascolteranno questa parola, questo video. Mi trovo qui in un parco di Modena, dove per la grazia di Dio stiamo predicando la parola del Signore, anche se a volte stiamo trovando delle opposizioni da parte delle cosiddette autorità, le cosiddette autorità, che si tirano indietro quando devono fermare il male, ma quando per esempio ci siamo noi che predichiamo la parola di Dio, si scagliano contro di noi. Si scagliano contro di noi. Eppure qui a Modena, nel centro di Modena, più là, nella zona della stazione, c'è un parco dove si prostituiscono alla luce del giorno. E le cosiddette autorità, gli uniformati, polizia o carabinieri, chiunque sia, fra di loro, non fermano la prostituzione. E allora noi come servi di Dio, io come servo di Dio, sono chiamato a denunciare le opere delle tenebre. Sono chiamato a smascherare le opere delle tenebre. E quelle sono opere delle tenebre, perché noi che predichiamo il Vangelo di Gesù Cristo nelle piazze e nelle strade parliamo del bene, che bisogna amare Dio, che bisogna fare il bene, che non bisogna vivere nel peccato, che è qualcosa di giusto quello che noi parliamo. Quello che noi facciamo è qualcosa di giusto, è qualcosa di buono per la società, perché noi predichiamo contro la droga, predichiamo contro i vizi, predichiamo contro la malvagità, contro la corruzione, predichiamo che bisogna seguire la retta via del nostro Signore Gesù Cristo. E l'autorità, invece di appoggiare noi che predichiamo il bene, ci contrastano. E fanno poco o addirittura niente per fermare la prostituzione. Qui nel centro di Modena, alleluia, oggi è il 3 novembre 2015, qui nel centro di Modena c'è della prostituzione anche alla luce del giorno. Ragazzine si prostituiscono. Che Dio le perdoni, le salvi, le raggiunga con la sua misericordia. Quelle ragazze sono soggiogate dal male che li trascina, dal diavolo. Ma la legge, le cosiddette autorità, cominciando dai governanti, sindaci, poliziotti, carabinieri, non fanno niente per fermare la prostituzione, che è forse anche prostituzione minorile. Prostituzione infantile, perché sono ragazzine. Allora io come servo di Dio, per amore della verità, della giustizia, della rettitudine, per amore di Dio, di Cristo, mio Signore, io devo dire la verità. Quelle autorità, quelle cosiddette autorità uniformate, invece di appoggiare il bene, stanno appoggiando il male per la società. Prostituzione, spaccio di droga, corruzione. Ma qui ancora il Signore dice, tramite il profeta Isaia, capitolo 10, lo voglio leggere ancora, guai a quelli che promulgano decreti iniqui, e a quelli che mettono per scritto sentenze ingiuste. Sapete che la maggior parte delle autorità, dei cosiddetti governanti, sindaci, presidenti, stanno facendo leggi inique.
Lo sapete che in certi paesi proibiscono di predicare la parola di Dio? Ma non proibite la prostituzione! Corrotti! E io lo grido ai quattro venti, non ho paura, perché sono un servo di Dio. La maggior parte dei governatori, dei sindaci, dei presidenti, delle autorità vogliono proibire la predicazione del Vangelo, ma non proibite e non proibiscono la prostituzione. Corrotti! Non proibite la perversione, l'aborto! Corrotti! L'aborto è un crimine, è un peccato. Voi uomini che avete l'autorità, tra virgolette, governanti, autorità, state promulgando delle leggi perverse, come la legge dell'aborto. State permettendo il crimine di migliaia di bambini innocenti, corrotti e perversi. Pentitevi! Così dice l'Eterno. Alleluia, prima che venga un giudizio su di voi. Ma il Signore, che è misericordioso, vi vuole scampare da quel terribile giudizio che verrà. E anche tramite questo video il Signore vi sta parlando. Uomini corrotti, perversi, che appoggiate il male e cercate di fermare il bene. Ormai in tante nazioni della terra stanno proibendo, stanno vietando la predicazione della parola di Dio, ma non vietano l'aborto. Perversi e corrotti, avete degli interessi sulla vita umana. Non vietano la prostituzione, avete dei interessi perversi. Qui nella città di Modena, che dice di essere una città culturale, alleluia, che Dio abbia pietà, scacciamo via la cultura del diavolo, la cultura di Sodoma e Gomorra. Questa città che si definisce una città democratica, una città che rispetta i diritti, qui a Modena, nella città di Modena, come in tutta Italia, fanno poco o niente per fermare la malvagità. Qui nella città di Modena c'è prostituzione infantile. Ragazzine, 15 anni o poco più, si prostituiscono alla luce del giorno e voi, autorità perverse, non fate niente per fermarlo. Siete complici della malvagità e del peccato. Eppure vogliono fare delle leggi per proibire a noi di predicare il Vangelo. Questa mattina eravamo a predicare in una zona di Modena e sono venute 3 pattuglie della polizia perché predicavo la parola di Dio. Ma perché non vanno le pattuglie della polizia a fermare la prostituzione infantile nella città di Modena? Perversi, corrotti! Avete degli interessi sulle vite umane. Pentitevi, dice il Signore. Io sto parlando con la parola di Dio, sono un servo di Gesù Cristo e non ho paura di dire la verità. Guai, dice qui, guai, Isaia capitolo 10, guai a quelli che promulgano decreti iniqui e a quelli che mettono per iscritto sentenze ingiuste. La maggior parte delle leggi dei governi, dei sindaci, la maggior parte delle leggi che i politici stanno approvando sono leggi perverse, che accettano l'aborto, accettano la prostituzione, ormai vogliono legalizzare le droghe. Perversi e corrotti! Ma volete vietare il bene, la predicazione del Vangelo. Io adesso sono qui a dire queste cose. Può darsi che tra poco arrivi una pattuglia a fermarmi. Ma andate a fermare quelli che si drogano qui. Perché non vanno a fermare quelli che si drogano qui nel parco? Anche in questo parco c'è spaccio di droga. Ehi, tarrebbe a Caliando. Anche in questo parco ci sono persone che fumano droga. E la polizia non dice niente. Vedete in che mondo viviamo? Cari ascoltatori, care ascoltatrici, non fatevi trascinare dal diavolo, dallo spirito dell'anticristo che sta
dominando la maggior parte degli uomini che non credono e appoggiano l'aborto, appoggiano l'omosessualità, appoggiano la prostituzione, dicono vabbè non c'è niente di male e vogliono proibire che predichiamo il Vangelo. Sapete perché? Perché il governo dell'anticristo si sta preparando. Siamo negli ultimi tempi. Vieteranno di predicare, ma lasceranno libertà per l'aborto, prostituzione infantile, anche nella città di Modena. Qui a Modena c'è la prostituzione, alla luce del giorno, ragazzine, ascoltate, ragazzine, ragazzine, quindicenni o poco più, stanno vendendo i loro corpi e nessuno dice niente, nessuno ha il coraggio di dire queste cose. Eppure quando noi predichiamo, arrivano 3-4 pattuglie, vergognatevi. Se tu sei un governante, se tu sei un cosiddetto poliziotto, una cosiddetta autorità, ma non fai niente per fermare il male, ti voglio dire un grave peccato davanti agli occhi del Dio del cielo. Governante della terra, non promuovere delle leggi perverse, delle leggi inique. Vi voglio dire, voi che ascoltate, le leggi che stanno facendo, che hanno permesso l'aborto, stanno permettendo l'aborto, uomini con uomini che si sposano, matrimoni gay, sono leggi perverse. E per queste cose Sodoma e Gomorra furono distrutte. E così avverrà in questi ultimi tempi. Uomini perversi che appoggiate quelle leggi, aborti, matrimoni gay, adozione di bambini per i matrimoni gay, sono cose perverse. State andando contro la legge di Dio e state firmando la vostra condanna. Guai a quelli che promulgano decreti iniqui e a quelli che mettono per iscritto sentenze ingiuste per negare giustizia ai miseri. Vi voglio dire, quei bambini che voi uccidete coi vostri aborti sono miseri, sono indifesi, e voi state calpestando il diritto dei innocenti, uomini corrotti, uomini perversi. Anche voi dottori che praticate l'aborto, pentitevi prima che venga il giudizio su di voi, perché state uccidendo degli innocenti. Alleluia, pentitevi, dice il Signore. Anche voi governanti che permettete la costruzione di armi e poi venite a fermare i predicatori, vergognatevi, dice il Signore, vergognatevi, pentitevi, prima che sia tardi. Voi, governanti della terra, qui io sto leggendo la parola del Signore, ascoltate cosa dice il libro del profeta Michea, che è una parola attuale, anche oggi nel 2015, poiché i cieli e la terra passeranno, ma le parole del Signore durano in eterno. Ascoltate cosa dice nel libro del profeta Michea, capitolo 3, alleluia, alleluia, capitolo 3. Io dissi, ascoltate, o capi di Giacobbe, e voi governanti della casa di Israele, governanti della terra, questo vale per tutti, governanti, capi, autorità, uniformati, tra virgolette, capi ecclesiastici, che appoggiate le cose malvagie, siete legati alla corruzione, amate il denaro e calpestate il prossimo. Ascoltate, o governanti, non spetta forse a voi conoscere la rettitudine? Voi che odiate il bene e amate il male, che strappate loro la pelle di dosso e la carne dalle loro ossa. Essi divorano la carne del mio popolo. Non divorare il popolo. Governanti perversi,
che accettate delle cose che davanti a Dio sono abominevoli. Governanti che fate delle leggi per appoggiare l'aborto, la costruzione di armi, i matrimoni gay, la prostituzione infantile. Odiate il bene, perché quando noi andiamo a predicare arrivano le pattuglie a fermarci, perché odiate il bene, non volete la verità, siete servi di Satana. Ma il Signore, anche tramite questo video, che io sono certo che vi raggiungerà, raggiungerà tanti luoghi dell'Italia, dei governanti, sono certo. Il Signore vi sta parlando, vi sta dando un'opportunità. Convertitevi. Non odiate il bene. Non odiate la verità. Ma siate servi della verità. Siate servi di Dio. Siate servi della giustizia. Non spetta a voi forse conoscere la rettitudine? Governanti, non spetta a voi dare l'esempio? Ma voi siete i primi ladroni, i primi corrotti, che avete interessi e non fate niente per fermare, per vietare la malvagità. Appoggiate la costruzione di armi, la diffusione di armi, la prostituzione nelle strade, non fate niente per fermare l'aborto, l'omosessualità, la cosiddetta filosofia gender diabolica che nelle scuole, ascoltate, vorrebbero insegnare che non c'è male se un bambino va con un altro bambino, se ti piacciono i maschietti, se sei maschio e ti piacciono i maschietti è una cosa normale. Appoggiano l'omosessualità, la perversione, il peccato, uomini corrotti, amanti del male. Siete servi di Satana, ravvedetevi, convertitevi, dice il Signore, prima che venga il giudizio su di voi e non possiate sfuggire, ma il Signore vi vuole salvare, perdonare e anche tramite questa parola, questo video, il Signore vi sta parlando. Vi sta parlando il Signore. Vi sta parlando perché il giorno del giudizio è vicino. Ravvedetevi. E non promulgate delle leggi inique che appoggiano le cose malvagie e abominevoli. Perché questo che state facendo, governanti, uniformati, autorità, capi, capi di Sodoma e Gomorra, come diceva Dio tramite il profeta Isaia, parlando col popolo, capi di Sodoma e Gomorra, pentitevi dei vostri peccati, pentitevi, perché i governanti, le autorità, quelli che hanno il cosiddetto potere, non fanno niente per proibire certi programmi televisivi, per toglierli, film pieni di violenza, film pieni di odio, film immorali, pieni di peccato. Non proibite, non fate niente per vietare. E poi noi predichiamo nelle strade la parola di Dio e ci mandate la polizia. Corrotti, falsi, ipocriti. Kamasharai, il Signore sta per arrivare. Viene il giorno del giudizio. Viene il giorno del giudizio. Il Signore sta per arrivare con la sua giustizia e farà vendetta. Farà vendetta dei malvagi, di coloro che non hanno creduto nel Vangelo, di coloro che non hanno creduto nel nostro Signore Gesù Cristo. Costoro saranno distrutti di una distruzione eterna, saranno gettati nelle fiamme di un fuoco eterno, saranno lontani dalla luce della sua gloria. Pentitevi, uomini corrotti, voi che in nome di una cosiddetta giustizia, di una cosiddetta legge, state promuovendo l'aborto, i matrimoni gay, l'immoralità, la prostituzione, la costruzione di armi, la violenza, corrotti per i vostri interessi. Il Signore vi sta parlando. Pentitevi,
perché Gesù Cristo è alle porte. Il ritorno di Gesù Cristo alle porte. Confidate in Lui. Chiedete perdono a Lui dei vostri misfatti, delle vostre trasgressioni. E il Signore, che è misericordioso, vi perdonerà. Chi ha orecchie da udire oda. Così dice il Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. La cosiddetta legge viene a fermare i predicatori, ma non la prostituzione. Io gliel'ho detto in faccia, che qui a Modena, sono qui nel centro di Modena, qui a Modena c'è la prostituzione infantile e nessuno fa niente. Eppure vengono a fermare i predicatori del Vangelo. Questa è la cosiddetta legge. Appoggiano l'immoralità, appoggiano la prostituzione e vogliono fermare la predicazione. Ma nel nome di Gesù io lo dico apertamente, anche a costo di andare in galera, ma predicherò anche lì per la gloria di Dio. Alleluia. Perché non fermano la prostituzione? Qui a Modena c'è la prostituzione. Ragazzine si prostituiscono alla luce del giorno e nessuno fa niente. Eppure vengono a fermare i predicatori. Vedete? Che Dio abbia misericordia e gli conceda di ravvedersi nel nome di Gesù Cristo, il Re dei Re. Alleluia. Penso che siete d'accordo anche voi. Io ho detto cose giuste. Alleluia. Benedetto, sì. Ho ragione, cari, ho ragione. Lo dico per la gloria di Dio. È una vergogna quello che succede. È una vergogna, una grande vergogna. Che Dio vi benedica anche a voi. Che Dio vi benedica. Confidate in Gesù Cristo, il Re dei Re. Alleluia.